Buona serata ai nostri telespettatori, torniamo dopo una settimana di vacanza, non è vero, non era vacanza, ma eravamo impegnati tutti e due, allora vi abbiamo propinato la replica, ma saluto Simona Bastiani, ciao Simona. Ciao Enrico, buonasera, comunque vorrei con dire che mega pallone alle spalle, che è successo? Ragazzi, e dove sono? Sono in mezzo a un campo, non è vero? Cosa ci manca solo l'insegna Arnold e poi sembri a Happy Days, sembra il locale di col pallone gigante. Allora, Simone, allora oggi abbiamo un ospite importante, quindi vai tu la presentazione, vai. A parte il fatto, volevo specificare che le nostre repliche sono sempre di livello, quindi niente, certo. Non va mai male, anche certo, dovesse andare una replica, certo. Quindi a parte questo. Enrico, noi tempo fa abbiamo ospitato la metà di una coppia storica che ci ha fatto divertire, soprattutto, due ragazzi giovani che sono cresciuti insieme e poi a un certo punto hanno deciso di intraprendere un percorso separato, come succede per tante coppie, insomma, nel beach volley. Ecco, abbiamo avuto una parte qualche mese fa e oggi abbiamo l'altra parte, quindi l'abbiamo anche shippato la pallavolo in questo momento e lui ha accettato di buon grado, è qui con noi Mauro Sacripanti. Ciao Mauro, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, Mauro, grazie dell'invito di nuovo. Bentornato, perché insomma ti sei esatto. Di volte. Quindi tu sei nella mia, natia Bologna in questo momento? Assolutamente, assolutamente. Sono ora a Bologna per questa stagione, 2023-2024, pallavolistica. Stai divertendo Bologna? Abbastanza, no, vabbè, la città Bologna non si discute, quindi assolutamente, sotto questi aspetti Bologna è bella e si sta bene. E il campionato un po' potrebbe andare meglio, però ci si diverte. Potrebbe andare meglio, sì, ho visto che insomma qualcosa avete lasciato per strada, però... Però, insomma, sì, comunque campionato di buon livello, insomma, dignitoso, diciamo così. Assolutamente, assolutamente. No, il livello è altissimo, è molto equilibrato, ora dobbiamo solo fare un po' meglio noi e cercare di limare qualche infortunio che al momento ci sta un po' tagliando le gambe. Vi aspettiamo in Serie 2, Simona, perché insomma... Se ne sentono tanti, Bologna ha vissuto dei fasti anni e anni fa, insomma, Enrico. Poi l'Emilia è una regione che investe tanto sullo sport, quindi avere delle squadre, cioè, non può esserci solo Modena e Piacenza, insomma, cioè, bisogna che anche l'altro versante si dia da fare, ecco. Guarda, se me la ricordo io, la famosa Zinella vuol dire che Bologna qualcosa l'ha scritto nella storia della pallavolo, esatto. Quindi assolutamente. La famosa Zinella è stata qualcosa di una storia incredibile, bellissima, saluto. Assolutamente, assolutamente. Il mio amico Penazzi, che tra l'altro insomma trovate tutte le domeniche alle 19 qui su Sport2U a raccontarvi di calcio, purtroppo non più di pallavolo, ma insomma è stata una storia meravigliosa quella della Zinella e ce la siamo vissuta tutta quanta, anche fino alla fine, devo dire, è stato un periodo anche in A2 molto importante, insomma ha avuto giocatori importanti, tanto per dire, abbiamo appena visto il mondiale per club, insomma abbiamo visto Conte, abbiamo visto ho un flash, l'alzatore argentino mi sfugge il nome, ma tra poco lo ritrovo. Stiamo registrando presto al mattino, sono ancora però lo trovo, prometto. Si è andato a infilare in un discorso pallavolistico da cui adesso non riusciamo. Prima del secondo caffè è complicato. Devo trovarlo assolutamente, perché sennò non dormo stanotte, quindi diventa difficile. Simona, vai tu con la prima domanda, intanto sì. Io cerco il nome del palleggiatore. Ovvio. So che gioca in Brasile. Vai pure. Allora Mauro, intanto bellissimo questo sfondo, non so se è casa tua, però se vivi, insomma, molto belle queste travi a vista, questi, non lo so, questi mosaici, non so cosa hai vicino alle mura, se questa è casa tua intanto complimenti per questo. Ok, perfetto, vi dicevo, mi trovo in questa location spaziale che è una casa che è riuscita a trovare Pallavolo Bologna e non è stato facile in questa zona. Siamo leggermente fuori ad Ozzano e ecco, abbiamo
abbiamo questa casa un po' all'antica, nel senso che, come vedete, È rustica, è abbiamo stupenda degli però, affreschi in camera. Io sono nel soppalco, abbiamo degli affreschi in camera, quindi solo che in una zona leggermente fuori, verso Zano, e la linea qua è un po' ballerina, come avete ben notato. Però, Ah, ecco. Come perché lo trovare un definiva appartamento a qualcuno? Bologna, trovare un appartamento a Bologna era impossibile, quindi giustamente ci hanno dovuto spostare un po' Ma fuori, guarda, però. tranquillo, perché la linea è ballerina anche da me da un giorno e vivo quasi in centro a Bergamo, per cui secondo me è un Perfetto. problema proprio un po' radicato in questo Mi periodo, sento quindi guardate, un po' in facciamo colpa finta che adesso. stiamo continuando a fare la trasmissione, così andiamo avanti. Ci hai raccontato della tua Esatto. casa, che insomma, quando ai tempi del basket di Ozzano era soprannominata Ozzangeles, perché era, diciamo, la periferia bene, tra virgolette, di Brava, ma Bologna. Insomma, ancora il capiamo basket a perché. Ozzano spinge, Eh quindi sì, c'hanno la spinge, no, B1, mi lo so, pare, però ancora vanno c'è forti. stato un momento che spingeva moltissimo, era in Serie A2, se non ricordo male. Ragazzi, diciamo, Mauro, diciamo che non vivi in brutto posto, dai, questo lo No, no, possiamo no, dire. assolutamente, non mi no, posso ma lamentare, assolutamente. sono bei posti, poi si raggiunge facilmente Già. Bologna. Allora, Mauro, si gioca beach volley lì in zona oppure proprio zero? Non tocchi Ci la sono. sabbia? C'è Ci sono un sacco di l'active. impianti, devo essere sincero, assolutamente. Quindi, ma anche impianti di scuole che io non conosco, o anche impianti di non scuole, nel senso anche impianti che hanno semplicemente dei campi da beach volley che puoi affittare. Ce ne sono veramente tanti. Noi, ad esempio, giochiamo al Palasavena in casa e di fronte abbiamo un impianto gigante con 3-4 campi da beach, quindi che non è gestito da una scuola di beach, però tra le varie cose ha anche questi campi da beach. Quindi è Sì. veramente molto, È un molto radicato impianto anche per meraviglioso, quello di Bologna. San Lazzaro è bellissimo, tra l'altro, insomma, con un sacco di campi da padel. Stanno pullulando un sacco di campi in questo periodo, Enrico, ma tanti, tanti, tanti. Poi magari, ecco, come diceva Mauro, non c'è magari una gestione delle scuole, però già il fatto che si costruisca comunque un punto dove giocare a beach, per me è comunque un gran risultato, no? Rispetto a tanti anni fa, no, Mauro, tu lo sai, sei nato a Roma, dove diciamo che il beach volley, i primi giocatori di beach volley hanno cominciato a giocare lì a Ostia, quindi tu sei Assolutamente. testimone di questa cosa, quindi nessuno si aspettava che nel giro di 15-20 anni ci sarebbe stato questo exploit. Ecco, Mauro, questo è grazie a questo exploit che abbiamo avuto nel beach volley, è grazie a, diciamo, alle persone che ci hanno messo passione con le scuole o anche un po' grazie al movimento dei risultati che poi negli anni sono venuti. Allora, secondo me è un percorso fatto tanti anni fa, no? Che comunque sia con le squadre di punta, sia con la gestione in generale del marketing in questo sport, che piano piano l'ha fatto conoscere a sempre più persone. Secondo me il punto cruciale è stato Rio 2016, perché lì, avendo ottenuto un bel risultato, una bella medaglia, ovviamente Sì. è diventato molto popolare. E da lì in poi si è radicato mano a mano sempre di più, perché abbiamo sfruttato quella scia per farci pubblicità, semplicemente noi beacher. E siamo riusciti a coinvolgere tantissime persone da quel momento. Quindi diciamo che anche magari un po' la federazione, un po' tutte le persone nel settore sono riuscite a sfruttare quel momento d'argento per diciamo, far crescere tutto il movimento. Enrico, mi ha fatto molto, scusami se ti interrompo, però mi ha fatto molto specie quello che ha appena detto Mauro, no? Mauro in questo momento è a Bologna, gioca a pallavolo, però ha detto noi beacher. Di fondo un beacher si nasce, Mauro, non si diventa. Bah, guarda, io sono nato nella pallavolo e questo non lo rinnegherò mai. Però No, giustamente assolutamente. da quando sono messo i piedi sulla sabbia per giocarci è stato un po' un amore, quindi comunque cioè, mi sento tutto l'anno un beacher, anche se nel frattempo d'inverno gioco a pallavolo, Ginocchiere, quindi. scarpe. Ecco, c'è stato un momento in cui, Enrico, sempre scusa se ti interrompo, che c'è stata questa polemica sulla definizione di ibrido, no? Nel senso, come se chi gioca a pallavolo non potesse giocare a beach volley e viceversa. Ecco, tu che cosa ne pensi rispetto a questa cosa? Non lo fate a casa, non lo fate mai. Scegliete o uno o l'altro, se no è un disastro la vostra vita.
No, scherzo, per carità. Sei come il cricetto, no? Che gira nella ruota. È una cosa, sono delle scelte che, come sempre, tanto alla fine finiamo sempre qua, complicate da fare, però si può fare. No, nel senso, la domanda era un'altra, Mauro, nel senso, c'è qualcosa di sbagliato essere un ibrido, come con l'accezione, detto con l'accezione un po' negativa, che sembrava vuol dire non sei né carne né pesce. È un po', come ti posso, sto cercando le parole giuste per definirtelo. Come tutte le cose, se vuoi farle fatte molto bene, devi andare nello specifico, quindi devi andare a prendere una cosa molto nello specifico e coltivarla tanto. È ovvio che, essendo un ibrido, quindi facendo 7 mesi uno, 5 mesi l'altro e così via, fai fatica a entrare nello specifico in uno dei due. Quindi devi sempre un po' limare da qualche parte per comunque salvaguardare anche l'altra. Quindi sono due sport comunque, diciamo per fortuna, abbastanza complementari, quindi non è che comportano uno sconvolgimento enorme, però comunque soprattutto per quanto riguarda la superficie sono due lavori fisici totalmente diversi. Quindi comunque sia non avere mai una pausa e fare entrambi è sempre un sacrificio e il tuo corpo ogni tanto ti chiede dei sacrifici da fare in uno per salvaguardare l'altro e viceversa. Io però se potessi scegliere, vorrei essere ibrida come Kiraly, ad esempio, o come, che ne Sì. so, Giovane, o come Render Numerdor, non lo so, però voglio dire, Chiunque vorrebbe essere ibrido Kiraly, sì, però non vale. però voglio dire, non è spesso indice insomma, di un risultato che non può arrivare. Sì, diciamo No, che loro assolutamente. sono stati ibridi in un momento in cui si poteva essere ibridi. In questo momento credo che sia completamente impossibile perché c'è un torneo di beach volley tutti i giorni e se giochi a pallavolo praticamente fai parte di una nazionale, non hai un giorno libero praticamente. Se Certo, ce l'hai, se certo. vuoi fare 2 giorni di ferie, ecco, No, non ma puoi giocare infatti io certo a beach volley. parlavo per l'alto livello. Se vuoi puntare veramente all'alto livello, non lo puoi fare perché semplicemente la continuità e tutta la programmazione è annuale, non è di 5 mesi, Assolutamente. 4 mesi. Quindi è quello il problema un po' principale per Una tutto ciò. Ma volta è giusto anche che sia Mauro si così. poteva fare, una volta si poteva fare perché magari facevi 6 mesi di indoor in un club, rinunciavi alla nazionale e facevi 6 mesi di beach volley fatto bene. Adesso 6 mesi di beach volley fatto bene non ti bastano perché insomma, le finals di Doha sono finite la settimana scorsa e tra 2 mesi riparte la stagione, quindi di No, fatto. ma per questo assolutamente, assolutamente, ma infatti sono d'accordissimo con te che le tempistiche ora sono diverse e quindi giustamente o abbassi leggermente il livello entrambe e te le permetti tutte e due oppure devi sceglierne una. Certo, allora io adesso ti faccio un complimento, non esagerare, non bullarti troppo, però te lo faccio a te e anche al tuo ex compagno Altieri, perché quando parliamo, allora io ho imparato a conoscervi voi beacher, lo dico ogni tanto, e siete sempre, sono anzi in generale, il beacher è un lamentone, uno che è sempre arrabbiato così, quando intervistiamo tu e Altieri siete sempre sorridenti e tu prima hai detto una cosa. Se tu vai a chiedere a 10 giocatori di beach quanto ha inciso la medaglia d'argento di Lupo e Nicolai nel mondo del beach, difficilmente ti diranno sì, no, è stata una cosa importante, eccetera, eccetera. Tu l'hai detto chiaramente, è partito tutto da lì. E io è lo sa Simona, insomma, è una cosa che dico spesso, cioè noi non ci rendiamo conto forse di quanto sia stato importante. Molti addirittura dicono che non è servita a niente, che non è stata utilizzata a dovere questa medaglia, e invece secondo me è stata importantissima perché da allora diciamo che è nato qualcosa che davvero in questo momento può diventare un movimento. Non, ci vuole tempo, non può essere da un giorno all'altro, no, Mauro? Però è un Assolutamente. movimento e il fatto che voi lo riconosciate con il sorriso sulle labbra fa di voi veramente qualcosa, diciamo, una parte diversa del Sì. gruppo e questo è No, ma io, importante. no, sicuramente c'è anche tanta gente che la pensa come noi nel mondo del beach, dai. Però No, vabbè. su questo, secondo me, è solo un fatto di riuscirsi a immedesimare nella gente un po' più comune, come ti posso dire, quindi non è il beacher di alto livello, perché magari a noi non ha fatto tanta differenza,
come giocatore di bici, perché lo facevamo prima e lo facciamo tuttora. Però nella gente comune che la vede da fuori, questo può aver avuto un impatto molto importante. Guarda, io ci aggiungo solo una cosa perché ovviamente si leggono tanti commenti in giro, no? Proprio ritornando a quella medaglia, mi piacerebbe che comunque, al di là di tutto, proprio in virtù di quello che stiamo dicendo, diciamo che è stata una cartina di tornasole questa medaglia, giusto? Quindi che da quel punto in poi di Beach Volley si è parlato molto di più, le persone hanno potuto, comuni hanno potuto andare nelle scuole, quindi vorrei che si rispettassero anche i protagonisti che hanno comunque ottenuto quella medaglia, perché è vero che le strade poi si separano e no, i risultati spesso e volentieri poi magari non ti premiano, però credo che sia giusto, al di là di tutto, evitare di fare certi commenti perché poi è chiaro che le cose si leggono e bisogna, credo, rispettare comunque persone che per 15 anni hanno portato in alto il nome dell'Italia, perché i Alla sacrifici sono grande. tanti e ecco, tutti, parlo di giocatori, di tecnici, oggi ci si lascia troppo spesso e troppo facilmente all'insulto gratuito. Ecco, io, ma questo ovviamente non capita solo nel beach volley, ma capita ovviamente in tutti gli sport, però per noi beacher è già difficile farci largo, no, nel mondo dello sport, perché insomma sappiamo che il calcio comunque schiaccia un po' tutto, e quindi insomma io direi che bisognerebbe avere un po' più di rispetto al di là della storia e di quello che si è fatto per arrivare ad oggi. No, mi fa piacere che Mauro lo abbia riconosciuto lui Assolutamente. senza essere imbeccato da noi. Mauro, quanto ti Esatto. manca il tuo compagno storico? Beh, no, guarda, ci vediamo spesso perché alla fine ci incontriamo spesso a Roma per varie situazioni. Io torno a Non riuscite a casa, fare a meno l'uno lui ci dell'altro, passa chiaramente. spesso, quindi. No, no, ma ci sentiamo spesso, assolutamente. Ah, ma tornerete a giocare assieme? Questa è una domanda molto tosta, eh? Noi abbiamo fatto questa intervista solo per quello, di la verità, Non è vero. Ma scusa, l'altra volta che ti ho intervistato lui non gliel'avete fatta questa domanda, però. no, è perché stava giocando Esatto. ancora. Ah, Adesso voce vabbè, ferme ci sta, no? Insomma, ne avete parlato almeno, no? vabbè. No, non abbiamo ancora avuto modo di parlare del beach volley. Ci siamo visti come amici e basta in questo momento, Okay. No, quindi. perché diciamo che la stagione che è passata, insomma, diciamo che tutti e due un po' di recriminazioni potreste averle, no? Diciamo che non avete avuto quella continuità, siete stati molto bravi perché tutti e due avete avuto ottimi risultati, però ognuno dei due ha avuto un momento non facile della stagione, magari, assieme eravate un po' più continui o no? Beh. Guarda, no, non mi piace parlare di quello che non è andato, soprattutto da parte sua. Io gli faccio i complimenti come ho già fatto per la tappa che ha vinto e per I comunque i risultati risultati ci che ha sono stati, fatto, anche perché per te. non è che non ne ha fatti di risultati, assolutamente. Per quanto ti parlo del mio, io sono molto soddisfatto della stagione che ho fatto quest'anno. Nonostante qualche risultato poteva andare meglio, magari poteva arrivare di più, però mi sono confrontato con una persona d'oro, ho avuto a che fare con delle persone veramente che mi porterò poi sempre nel cuore e poi comunque qualche soddisfazione ce la siamo levata, qualche giro in Europa ce lo siamo fatto, quindi qualche medaglia l'abbiamo strappata, quindi alla fine non mi posso lamentare della scorsa stagione. Tutto ciò premesso che comunque con Manuel avevamo una certa tipologia di gioco, con Matteo era un gioco che il mio con il suo in realtà non c'entravano niente, quindi abbiamo dovuto trovare una quadra molto particolare e alla fine ci siamo anche riusciti. Simona? Beh, Enrico, forse il paragone che sto facendo sicuramente non è esagerato, però insomma è forte. Ecco, oggi si parla tanto di Amon Helbig, no? Di questo gioco veloce, palleggio in sospensione finta, adesso sì, ma Mauro e Manuel comunque lo facevano già prima, quindi possiamo dire che voi siete gli antesignani di Amon Helbig? Guarda, noi abbiamo iniziato a fare quelle cosettine dal 2016-2017, ci venivano un po' male, però uno scudetto giovanile ce l'eravamo vinto così. Quindi sì, lì avevamo già iniziato, ma ora vediamo anche gli stessi Nicolai che si mette alla prova con Cottafava e spesso hanno situazioni del genere, quindi ormai è giustamente diventata una cosa molto comune perché abbiamo visto come l'attacco di seconda può incidere tanto, impattare molto sul gioco, soprattutto quando hai dei muratori come Moll, che sono difficili se no da scavalcare con delle palle più morbide.
Quindi non mi posso prendere dei meriti che non ho, nel senso che non ci siamo arrivati a quel livello, non possiamo essere noi quelli No, che l'hanno inventato tutto. però quel tipo di gioco lo facevate anche voi, proprio perché Però sì. probabilmente centimetri, no, perché Enrico, proprio l'altro giorno c'è stato Eugenia Amore che ha scritto un post, adesso non so se Sì, l'avete ho visto, ho letto. visto. Esatto, si è aperta un po' un dibattito, una discussione, no? Perché si analizzavano le altezze dei semifinalisti di Doha, quindi tra uomini e donne, oltretutto poi ha vinto la Nas che è 1,68 m, però lei non la scopriamo più oggi, non è la prima medaglia che vince, per cui ecco, si è aperta una discussione, Mauro, legata a dei parametri che anni fa sono stati richiesti per poter ambire a diventare un giocatore della nazionale. Ecco, diciamo, i risultati mondiali hanno un po' smentito, no? Quelle che sono, diciamo, le richieste standard. Ecco, cosa pensi tu di questa cosa? Nel senso, sì, è vero, magari l'altezza non può essere fondamentale, ma bisogna avere altre qualità, sicuramente. Ah, io, se mi tiri questo argomento, io tiro l'acqua verso il mio mulino, nel senso sono 1,90, in teoria gioco a muro, quindi è normale che devo dire che quelli di 1,90 giocano meglio di quelli di 2,10 m, però non è sempre così, assolutamente. Sicuramente gli ultimi dati, gli ultimi risultati ci fanno un po' riflettere su alcune dinamiche, però parliamo comunque di alcuni talenti innati che probabilmente con quelle doti tecniche e coordinative anche di 2,5 m sarebbero stati forti, nel senso, non lo so, non... è un No, argomento un po' delicato. quello I che dati dicevo fanno Eugenio è che non riflettere. deve essere, no, quello che dicevo Eugenio è che l'altezza non deve risultare una discriminante nella Su questo sono valutazione comune di un d'accordissimo, giocatore. assolutamente, perché questo è sempre stato un fattore cruciale sia nella pallavolo che nel beach volley, perché è sempre stato un fattore di valutazione già da piccoli, cioè nel senso magari si sceglie piuttosto quello un po' più alto da far crescere invece di quello che è un po' più bassino, ma che magari ha già delle doti tecniche importanti. Quindi diciamo sì, mi posso essere sentito discriminato un po' negli anni, soprattutto in cui ero più piccolo, perché piuttosto che prendere me, prendevano uno di 2,5 m, 2,10 m. Però giustamente quando uno... Cioè, è più facile insegnare a uno di 2 metri a fare un bagger piuttosto che a uno di 1,90 a crescere, no? Quindi... Diciamo che quello non lo insegni Esatto, purtroppo. per questo vi Neanche dico. È complicato in quella situazione, quindi che tu ci giustamente... riesci a insegnare il bagger a uno di 2,10 m. Diciamo che il Però chi... tentativo giusto lo devi fare, Tra le assolutamente due è sì, più facile però quella, quindi... è più probabile come cosa. Esatto. Assolutamente, no? Effettivamente, diciamo che è un dibattito che ha un senso, nel senso che intanto, cioè, togliere queste barriere, secondo me, sarebbe abbastanza utile. Io non so se sono già tolte a livello federale o se No, non lo so. andranno tolte a breve, ma insomma, credo che la storia insegna e quindi queste ultime partite, queste ultime sfide, questi ultimi tornei ci dicono che ragazzi di 1,90 come Mauro sono assolutamente competitivi a livello internazionale. E, Mauro, io cioè, non so, tu hai riscontrato qualcosa a livello italiano quest'anno, qualche novità, qualche cambiamento dal punto di vista tattico, tecnico, non so, facci tu un bilancio di questa stagione. Allora, io innanzitutto devo fare i complimenti alle due coppie che secondo me hanno avuto una continuità pazzesca in questa stagione italiana, e quindi sono Carlo e Davide e Marco e Gianluca, perché hanno avuto veramente dei risultati a livello italiano ed europeo veramente straordinari. E con loro ho avuto tante possibilità di confrontarmi sia nel campo che fuori, e tutti e quattro sono delle persone fantastiche. Quindi comunque a loro vanno innanzitutto tutti i complimenti del caso, perché si sono giocati una stagione fino all'ultima tappa di un livello veramente altissimo. E qua Voglio forse aggiungere che Carlo e Davide lavorano anche, quindi assolutamente no, no, ma infatti a per maggior me ragione i sono due complimenti vanno fatti a loro. supereroi e gliel'ho sempre detto a entrambi, cioè non vivono nello stesso posto, si vedono ogni Si tanto, incontrano il giovedì o il lavorano. venerdì.
ci mettono i soldi perché comunque investono loro nel loro progetto, cioè veramente sono dei supereroi, è proprio, sono l'esempio da cui trarre veramente tanta La energia. federazione li ha premiati, perché li ha portati comunque, come si Ma è chiamavano, giusto che sia così. Giochi del forse l'hanno fatto anche un po' tardi, mediterranei. però Sì. diciamo che no, loro veramente, a loro più di Marco e Gianluca vanno ancora di più i complimenti perché veramente conoscendoli bene, un po' più nello specifico, so i sacrifici che hanno fatto, capito? Per questo ti Certo. dico, veramente sono stato anche molto contento. Anche solo nel vederli piangere appena caduta l'ultima palla. Quindi, però, a parte questo, sicuramente possiamo fare delle considerazioni, secondo me, a livello di gioco, a livello tattico. E sicuramente entrambe le coppie giocano un beach volley, possiamo definirlo un pochino più moderno, quindi un pochino più a manelving, un pochino più palle veloci, palleggio in salto. E alla fine, Spumeggiante. come? Io lo chiamo Come spumeggiante già? Esatto. perché Quindi possiamo dire che al momento il beach volley sta andando un po' in quella direzione. Quindi, piuttosto che un pochino più lento all'antica, un pochino più fisico vero, quindi di forza, adesso stiamo andando ad un gioco molto più rapido, veloce e che anche i cambi di velocità fanno tanto la differenza. E quindi, forse questa è Ma una pensi, scusa considerazione. Mauro, perdonami, però pensi che sia applicabile a tutti i giocatori questo gioco? Perché io credo di no. Cioè, nel senso, c'è chi può farlo e chi non può farlo. Allora, questo secondo me è un discorso molto ampio, nel senso che essendo cresciuto tutto il movimento del beach volley, possiamo avere tanti più giocatori tecnici per poter fare quel gioco. È ovvio che quel gioco si basa su i primi due tocchi di un livello eccelso, cioè nel senso non E a possono essere questo punto, sbagliati. però a questo punto, secondo me, viene rivalutata la posizione della pallavolo. Proprio per questi due tocchi, cioè che difficilmente, io parto chiaramente da un ragazzo giovane che poi deve arrivare ad un alto livello. E secondo te, appunto, un ragazzo che si allena beach volley, perché sappiamo che il beach volley costa, quindi è difficile che un ragazzino da 14, 15, 16 anni possa allenarsi 2-3 ore come fanno tutti i giovani che fanno pallavolo giovanile al giorno, competizioni, partite, campionati. È molto difficile che questa cosa possa accadere. Quindi il gesto, come tu dici, i primi due tocchi che devono essere comunque alla perfezione. Secondo te è possibile allenarli solo esclusivamente da piccolini nel beach? Perché è un discorso anche da considerare, secondo me. Cioè, se uno vuole intraprendere questo discorso e questo percorso di gioco, credo che non si possa prescindere da un percorso precedente in palestra, credo io, poi magari mi sbaglierò. Sì, se vuoi qui ti posso aprire una polemica molto grande a livello italiano in generale, nel senso che a parere mio non bisogna partire dalla pallavolo, da beach volley, ma bisogna partire dalle scuole, nel senso che i ragazzi devono arrivare ad una certa età, quindi alla preadolescenza, con tutte le capacità motorie e coordinative adeguate per poi scegliere uno sport. Perché Va quando bene. non hanno quelle capacità, perché nella scuola non si riescono a insegnare, soprattutto nelle elementari, è lì. Puoi provare a fare quello che vuoi, ma ovviamente partiranno con un gap enorme. Per questo io dico, quando vedi gli atleti più grandi, io ti dico a livello italiano, Giannelli, Sbertoli, perché li ho conosciuti veramente da vicino, io ti dico, qualsiasi sport li metti a fare, lo fanno bene. E non è Sì. una cosa che hanno un talento nella pallavolo, no, hanno delle capacità motorie, un controllo del Sì, corpo fenomenale. assolutamente. Per È questo io chiaro che dico, la quelle sono polemica secondo me caratteristiche che dovrebbe. vanno. No, c'è ragione, perché quelle cose andrebbero guardate quando si scelgono comunque delle persone su cui lavorare, perché sono delle Ma qualità motorie che comunque devono essere di un certo livello. Sono d'accordo con te, perché poi è difficile insegnarle quando sei grande, nel senso che. assolutamente, ma più difficile impararle quando uno è più grande, perché nell'età, diciamo, delle elementari siamo molto aperti ad imparare ogni cosa, ok? Se riusciamo ad avere qualche ora in più di educazione fisica, magari qualche professore di educazione fisica un pochino più preparato, un pochino più aggiornato, lì veramente cambia tutto il mondo dello sport. Cioè, possiamo puntare veramente ancora più in alto. Già siamo ad alto livello a livello italiano e non ci possiamo lamentare, per carità, in tutti gli sport, però possiamo puntare ad avere ancora più competizione tra di noi ed aumentare ancora di più il livello. Questa, secondo me, è una cosa molto D'accordissimo. importante. Poi, per Sì, carità, sono l'appello di è parte, lanciato. eh. Ho Sì, studiato queste l'appello è lanciato. cose e quindi mi hanno fatto una testa grande così, però giustamente, secondo me, questo dovrebbe essere il punto di partenza, ma non per il beach volley, per lo sport italiano in generale.
Sì, no, sono d'accordo con te, sono d'accordo anche, cioè sono d'accordo, insomma, porto avanti assieme a qualche collega da un po' di tempo anche la richiesta di un'ora alla settimana di storia dello sport, invece, che darebbe sicuramente spessore a tutto, perché credo che, insomma, cominciamo ad avere una storia importante a livello italiano, ti posso dire una cosa? Conoscendo i ragazzi, se gliela metti sotto forma di serie TV te la guardano, se gliela proietti su un muro non te la guardano, perché purtroppo c'è da dire che i giovani oggi sono molto distratti. Io sono stato molto molto fortunato perché ho avuto l'opportunità, allora era solo una sperimentale, no? di avere un liceo sportivo, era in realtà scientifico, sì. Si provava a diventare sportivo, poi quando io ho completato il ciclo è diventato effettivamente sportivo, ma io a Roma al liceo Pacinotti, che saluto, e ho avuto l'opportunità di avere dei professori che spesso avevo quelle 3 ore settimanali di educazione fisica, una loro ci spiegavano e ci interrogavano sulla storia dello sport. Ma parliamo dagli antichi romani, cioè da cosa si facevano alle prime vecchie olimpiadi, quindi è proprio una passione che da lì ti fa capire perché in un determinato luogo geografico si fa più uno sport, è più comune uno sport piuttosto che un altro, cioè sono tutte cose che ti fanno appassionare anche a questo, però ti fa capire quanto c'è poi la cultura, quindi non è solo la storia, poi anche quando vai a fare le ore di educazione fisica, io ho avuto l'opportunità di provare degli sport che altrimenti forse non avrei mai provato. Cioè, un'attività circense, è un'attività... Io ne facevo tanti. Anche il lancio del peso ho fatto, ragazzi, giuro. Ho fatto tutto a scuola. No, davvero. Mauro mi sa che abbia fatto... Non so, cos'è che hai fatto? L'attività circense? Ve la consiglio di provarla, ma non ve la consiglio perché è faticosissima. Però è divertentissima anche. Quindi, cioè, col liceo ho avuto modo di provare delle cose bellissime. Cioè, ora vi posso fare degli esempi anche un pochino più piccanti per i giovani di oggi, ma ci hanno portato al poligono a sparare con pistola e carabina. Ma ti insegnano l'angolo, ti insegnano la postura, cioè ti insegnano a controllare l'equilibrio del tuo corpo, anche in quel movimento. Capito? Quindi sono tutte piccole cose che poi tu impari e le porti nel tuo sport. È verissimo. Quindi io anche poi nell'università ho fatto attività ginnastica ritmica, artistica, ho fatto veramente di tutto. E lì poi ogni piccola cosa che impari sul tuo corpo la porti nel tuo sport per aumentare ancora di più il livello. Quindi ti dico, sono tutte attività che secondo me andrebbero implementate nelle scuole. Poi non tutti hanno le opportunità. Oppure, Mauro, i genitori potrebbero far fare ai figli più sport fino a una certa età, nel senso provare più cose, no? Anziché tenerli, che ne so, su un divano davanti a un computer con un cellulare. Ma anche solo portarli in un parco e fargli fare qualcosa, fargli fare un'arrampicata, assistita, sporcarli, magari. Fargli sporcare le mani, per carità. Tante situazioni che si facevano anche qualche anno fa, magari, no? Anche in maniera un po' più grezza, adesso abbiamo tante opportunità di farle in maniera molto più salvaguardata, no? Con tutte le precauzioni del caso, quindi forse anche sfruttare la scia... Forse troppo salvaguardata. È troppo, esatto, a volte troppo. Allora, ragazzi, siamo in un altro ambito. Esatto. Non possiamo entrarci perché siamo in chiusura. Allora, Simona, noi qui rischiamo di chiudere senza sapere la percentuale di possibilità che... Alfieri sacrificati torniamo assieme il prossimo anno. Cioè, noi fra 2 mesi, cioè, Mauro, noi fra 2 mesi. Io non c'entro. Fabio Galli che ci dà la prima tappa del campionato italiano. Cioè, siamo già in estate praticamente. Quindi qualcosa dovete dirci. 4 mesi. Forza. Ripeto, non ne abbiamo parlato con lui in generale. Probabilmente la prossima stagione mi riavvicinerò estiva, mi riavvicinerò un po' di più a casa mia, quindi verso Roma. Ancora non so con chi giocherò, quindi ancora non ti so fare spoiler, però per motivi familiari mi riavvicinerò un po' di più a casa, quindi non lo so, vediamo, è tutto in divenire. Vabbè, amici stagione. Romani, sappiate che c'è uno bravo che potrebbe avvicinarsi. Vabbè, scusate, adesso entro nel gossip, sa che Alfieri è fidanzato con una romana, quindi vorrei dire, potrebbe anche lui stare a Roma, quindi chi lo sa. Esatto, quindi chissà, vedremo. Vedremo, sarà bello seguirvi e capire le vostre dinamiche, ovviamente la speranza è di vedervi
comunque assieme o con compagni diversi sul campo la prima tappa del campionato italiano e magari anche in giro per l'Europa, perché si sta delineando un calendario estremamente articolato. Ho cominciato a vedere le tappe del prossimo anno, mi sono messo le mani nei capelli. Simone, ho bisogno di un aiuto perché non so come fare. Fa tanto per cambiare i tornei, esatto, sono in programma. Quindi guarda, io non sia sul campo a guardarli, eh. Esatto. Io ancora non vi posso assicurare con chi mi vedrete alle prime tappe o tutto, però il sorriso sia da parte mia che di parte di Manuel ve lo assicuro sempre, quindi quello è che sorrisi. Vedi quanto è paragnosta, perché lo sa che questi sorrisi in giro piacciono, hai capito? Vabbè, è un paragnosta. Non può, fanno parte non di me, anche se non piacessero, va bene così. Sorriso sulle labbra è un marchio di fabbrica sempre. E lo vogliamo sempre anche a Beach to You, Mauro, quindi ti verremo a rompere le scatole nuovamente. Quando volete, è sempre un piacere. Con questo scenario qui sembri veramente un damerino del Settecento. È vero. Se ti metti in costume d'epoca sei perfetto, puoi andare a Bridgerton o a sta per uscire anche Bridgerton, quindi non si sa mai che la Simona ti scritturi per qualche fiction, magari potessi. Mauro, noi ti facciamo in bocca al lupo prima di tutto per Bologna, perché insomma aspettiamo una grande seconda parte di stagione, e noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana. Rimarremo sempre in Emilia Romagna, vero, qua nella mia regione, Simona, perché avremo... Sì, ci spostiamo sul mare, perché avremo Alessandro Lucchi, l'allenatore di Bredenbach e Benazzi. Esatto, e quindi insomma, parleremo di beach volley femminile e ancora di campionato italiano, tanto, speriamo anche di qualche torneo internazionale. Mauro, in bocca al lupo, buon lavoro. E buon Natale, perché insomma, a questo punto ci facciamo... Infatti, grazie mille dell'opportunità, dell'invito, e come al solito è un piacere, e buon Natale a tutti. Grazie Simona, Mauro. Ci vediamo la prossima settimana. Stai lì, perché stai lì con quel pallone. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Vi do una novità che non abbiamo detto con nessuno, e quindi è la prima volta che lo diciamo: dal prossimo anno saremo OA Sport TV. Quindi ci troverete su OA Sport TV e troverete tutti i nostri contenuti e anche di più sulla nuova piattaforma. Sarà una piattaforma OTT con le dirette fruibili e ovviamente ancora il palinsesto 24 ore su 24. Questa è una notizia che mi sento di dare in anteprima su Beach to You, quindi insomma è una cosa per noi molto importante. Faremo il passo e diventeremo proprio la TV del nostro portale, e questo io diventerò la tua nuova Maria De Filippi. Esatto, abbiamo la nostra Maria De Filippi. Devo ringraziare Franco Culcasi che appunto ci appoggia sempre in queste nostre avventure. Grazie Mauro, grazie Simona. Ragazzi, ci trovate un bacione a tutti. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21:40. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.